perché riteniamo sostanzialmente che in questo momento era agli arresti domiciliari Raffaele Iavarone, ma nonostante questo era riuscito a mettere su un gruppo pericoloso e a diventare predominante nella gestione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Salerno, ma anche in alcuni comuni vicini. In base all'operazione Patriot, che ha visto al lavoro questa mattina 150 uomini delle squadre mobili di Salerno, ma anche Napoli, Verbania e Cosenza, con l'ausilio dell'elicottero, sono state arrestate 25 persone, 22 in carcere, altre ai domiciliari, perché accusate di far parte dell'associazione di cui Iavarone è risultato il capo indiscusso, promotore, finanziatore e organizzatore del gruppo criminale. Anche il procuratore Borrelli, oggi al suo primo incontro ufficiale con la stampa salernitana da quando si è insediato alla guida della procura di Salerno, parla di un personaggio di grande spessore criminale che era riuscito a tessere rapporti anche con gruppi operanti in altri comuni come Scafati e Boscoreale. Un'indagine eseguita tramite i metodi tradizionali, le intercettazioni, ma anche l'intreccio con appostazioni sul territorio. Dal territorio Scafati e Boscoreale provenivano le forniture di cocaina, mentre l'hashish veniva acquistato da Iavarone direttamente nella cittadina di Sarno. L'importanza di questa operazione, ha ribadito il procuratore, non è solo però nella quantità di persone arrestate, ma anche nello spessore criminale del gruppo, che era armato e anche con molto denaro. Il sodalizio aveva creato una stabile rete di rapporti con numerosi spacciatori collegati a diverse piazze di spaccio di stupefacenti in varie parti di Salerno e della provincia. Salerno città si spacciava nel centro storico, a Sant'Eustacchio, da Canalone al villaggio dei Puffi, Pastena, Torrione, Mercatello e Mariconda. E quindi siamo consapevoli del fatto di avere realizzato su questa come dire, alleanza sinergica di gruppi criminali un intervento importante, eliminando un loro componente di primo piano. Iavarone è già noto alle forze dell'ordine, aveva però preso peso, questo avete constatato? Evidentemente, diciamo, questo è il fatto, e da questo è collegato, oltre che ad altri profili che ho evidenziato prima, l'importanza dell'indagine, che si è sviluppata soprattutto a mio modo in forme corrette, evitando di risolversi unicamente in intercettazioni, dalle quali nasce solamente, come si dice tra di noi, la droga parlata, no? Diciamo così, ma che ha visto invece sequestri di quantitativi abbastanza rilevanti di sostanza stupefacente, sia per quanto riguarda l'hashish che per quanto riguarda la cocaina. La incontriamo dopo il periodo di lockdown, lei si è insediato da 5 mesi, ufficialmente al lavoro da 2 perché c'è stato tutto il periodo di pausa. Che idea si è fatto di questo territorio adesso che ha avuto in qualche modo misura di conoscerlo meglio? Beh, evidentemente sto conoscendo il territorio, che ha una sua complessità derivante appunto dalla sua essenziale diversità, perché la situazione evidentemente dell'agro nocileno sarnese non è identica a quella della città di Salerno, ed entrambe sono differenti da quelle dell'area a sud di Salerno. Però su questo insomma stiamo lavorando, io insomma ovviamente sto cercando di comprendere quello che già c'è, quello che è in corso, quello che dovrebbe esserci e quello che evidentemente sto programmando, quello che ci sarà nei prossimi mesi.